Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ogni mercoledì a quest'ora andiamo in una terra fantastica, Langhe, Roero, Monferrato, grazie anche all'Ente del Turismo che ci parla ogni settimana di cose diverse con persone diverse. Questa settimana diamo il benvenuto ad Olga Scarsi dell'Ecomuseo delle Rocche. Ciao Olga, benvenuta su GRP. Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io scopro soltanto adesso di questo Ecomuseo delle Rocche, praticamente un museo a cielo aperto che racchiude 8 comuni del Roero. Ci racconti qualcosa in più? Esatto, siamo noi. Allora, siamo una piccola realtà, un museo a cielo aperto, possiamo dire un museo outdoor, nato per valorizzare un fenomeno geologico peculiare del territorio del Roero, quindi siamo a sinistra del fiume Tanaro, città di riferimento Albebra. Il Roero proprio si distingue dai territori limitrofi anche per questo fenomeno geologico di 40 chilometri, che sono le rocche che da Bra a Cisterna d'Asti collegano 8 piccoli borghi di sommità in un territorio naturalistico assolutamente unico. E praticamente tra queste rocche ci sono questi 8 comuni che si sono uniti e che diciamo regalano escursioni all'insegna dei tartufi, del miele, del vino e di un sacco di sentieri. Ho visto i sentieri, tantissimi sentieri con dei nomi particolari. Esatto, perché la peculiarità proprio dei nostri sentieri è quello di essere tematici, cioè raccontare al visitatore l'identità culturale del territorio, l'identità storica. Dei prodotti tipici, anche della geologia, della natura. Per citarne alcuni, appunto hai già tu ricordato il sentiero dell'apicoltura, il sentiero del castagno, il sentiero del tartufo, che è proprio da ricordare in questa stagione, proprio la stagione del tartufo. Certo, tu mi dicevi che insomma, diciamo che l'Ecomuseo delle Rocche si svolge prevalentemente all'aperto, però ci sono anche tante iniziative invece che si possono fare adesso con le temperature un po' più rigide, vero? Esatto, sicuramente la natura è bello fruirla in ogni stagione regala delle emozioni diverse. Abbiamo comunque dei sentieri anche più panoramici, più aperti, che si possono fare anche in inverno. E chiaro, ricordo che l'Ecomuseo appunto è nato per valorizzare gli 8 comuni delle Rocche, ma col tempo si è trovato a coordinare una rete sentieristica che in realtà tocca un po' tutti i comuni del Roero, e abbiamo ormai oltre 200 chilometri di sentieri pallinati, sentieri tematici con audioguide in italiano e inglese, audioguide gratuite, un servizio molto interessante, mappe, tracce GPS, quindi proprio il tutto anche per la fruizione autonoma del pubblico. Molto, ma, molto bello. Se non è proprio la stagione ideale per camminare, diamo la possibilità, in particolare per questo, da partire da questo weekend, per un percorso nel centro storico di Montadalba, che è il paese dove l'Ecomuseo ha la sede, un piccolo ufficio turistico. Da qui parte un percorso espositivo di 22 grandi pannelli murali, si intitola Generazione T, dove T sta per Trifolao. E racconta questo percorso open air le figure dei grandi e storici trifolao del paese di Montà, che è un paese proprio che si caratterizza per la vocazione tartufigena, per i suoi boschi e i suoi habitat dove cresce il tartufo. Quindi una mostra a cielo aperto, questo avviene a Montà, dove ci saranno però anche dei folletti, nel borgo dei folletti durante Natale, vero? Esatto, abbiamo voluto dare così anche un'alternativa per i piccoli accompagnatori, quindi giusto, una proposta più a misura di bambino. Quindi i grandi, il tartufo, e i bimbi invece intrattenuti nel borgo dei folletti. Olga, grazie per questo racconto molto bello. Ovviamente molto di più lo trovate andando sul sito ecomuseodellerocche.it, altrimenti andate anche sul nostro sito Radio GRP, troverete tutto il link. Io ringrazio Olga Scarsi per averci portato in questa terra meravigliosa che è Roero. Grazie a voi per questa opportunità. GRP.